Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Nel video di oggi ci trucchiamo assieme, praticamente quasi con il cronometro in mano. Tra un secondo vi spiego che cosa intendo, capirete cosa voglio dire, e realizziamo il make-up che mi vedete indossare in questo momento. È venerdì sera, sto per uscire, quindi questo è un trucco, dico da serata, perché non è che vado a fare coca e mignotte tutta la notte, però per uscire così per un aperitivo, cena e per stare un po' in compagnia con gli amici. Ci sono un paio di prodotti nuovi, nuovissimi, che utilizzo con voi oggi per la prima volta. Gli altri sono nostre vecchie conoscenze, prodotti di cui avevamo già parlato, oppure che riprendo in mano e dei quali vi do qualche veloce feedback in più rispetto ai primissimi utilizzi. E nulla, spero che il video vi piaccia. Iscrivetevi al canale cliccando qua sotto e mi raccomando, venitemi a trovare anche su Instagram se non l'avete ancora fatto. Cominciamo! Sono tornata a casa in ritardissimo perché in questi 2 giorni abbiamo fatto il trasloco dell'ufficio, quindi sono stati giorni molto impegnativi. Contavo di avere il tempo di farmi una doccia con calma, lavarmi i capelli, truccarmi, e invece no, devo uscire, ho i minuti contati, ma ho assolutamente bisogno di filmare questo video perché non voglio lasciarvi a piedi per il video di domenica. Già sono stata influenzata tutta la scorsa settimana, quindi non esiste che io salti il video di domenica. Non ho più le 2 ore che pensavo di avere per filmare con calma, quindi sappiate che sto barattando il lavaggio dei capelli con il video che state vedendo in questo momento. Quindi questo è quanto io vi voglia bene, questo è un immenso atto d'amore. Tutti i prodotti che utilizzeremo oggi per quanto riguarda il make-up sono disponibili su Lookfantastic, vi metto il link qua sotto e come al solito vi ricordo il codice GIOVANNALF per il vostro shopping valido su quasi tutti i prodotti presenti e i brand presenti a catalogo. Non ho avuto tempo, modo di lavarmi il viso, struccarmi e ricominciare da capo. In realtà addosso indosso un velo di Bytery Brightening CC Serum nella tonalità 2.5 Nude Glow e un velo microscopico di mascara e un po' di gel per le sopracciglia, nient'altro. Quindi insomma mi trucco sopra a questo. Come idratante per la base, Vitamin Enrich Face Base di Bobbi Brown, che è una crema molto densa e nutriente. Normalmente quando mi trucco tardi, quindi verso fine, un tardo pomeriggio per uscire, non sempre faccio tutta l'intera skincare routine, tipo tonico, siero e tutto quanto, perché so che indosserò il trucco per 3 ore, poi scioccherò tutto e rifarò la skincare routine da capo. Quindi spesso, soprattutto quando ho fretta come oggi, io applico soltanto un prodotto bello denso, intenso, idratante per la base, per preparare il viso al make-up. Ne metto un altro po'. Come fondotinta, io spero di non incartarmi con le mie stesse mani, ma voglio utilizzare l'Olowers Foundation di Yves Saint Laurent. Se siete qui da diverso tempo, dagli inizi, ricorderete che questo è un fondotinta che io amavo nel 2017 quando ho lanciato il canale, lo possedevo nella sua prima versione, ma è stato riformulato ed è cambiato come potete vedere anche nel packaging. Quello di adesso secondo me è meraviglioso, veramente meraviglioso. Ho qui la tonalità MN7 che è un medium neutral 7. Non è un fondotinta che ho acquistato, ma che mi è stato mandato da Saint Laurent. Forse è un pelino scuro. Sapete cosa facciamo? Siccome ho qui anche una tonalità più chiara, perché me ne hanno mandate tre, ho anche LN8 che è un light neutral, ne metto un pump, eccolo qua. Un pump è bello abbondante, che così posso mixare i due colori e riuscire ad adattarli meglio al mio incarnato. Vediamo un po', faccio un po' un mix con le dita. Secondo me i due colori mixati vanno bene. Olowers di Saint Laurent è sempre stato un fondotinta dalla buona coprenza media, con un finish matte ma naturale, non è un matte polveroso, secco, asciutto o spento. E infatti all'epoca a me piaceva proprio per questo motivo. Con il pennello di Sigma F80 vado a stendere il fondotinta. Ne ho messo un bel po', devo dire che forse è un po' esagerato. Fondotinta ha lo stesso profumo che ricordavo di anni fa, però
si stende molto bene, come potete vedere, avendone messo un bel po' più del normale. Io di solito uso poco fondotinta. Avendone messo un po' di più, devo lavorarlo un po' di più. Bello, sempre molto bello. Non so se notate, è effettivamente un matte naturale, non è un matte polveroso o comunque troppo intenso. Con la mia Beauty Blender do una passata per rimuovere un po' l'eccesso di prodotto. Bello, è sempre bellissimo questo fondotinta. Lo sto studiando perché è la prima volta che lo uso nella nuova versione. Ecco, in questo caso la base nutriente emolliente che io ho usato sotto sicuramente aiuta ed è un'astuzia che chi ha la pelle normale secca, tipo la mia, non dico deve, però è saggio che utilizzi quando applica un fondotinta tipo questo, che ha un finish un po' più matte, una lunga durata, quindi tendenzialmente sono fondotinta un po' più asciutti perché va un po' a compensare la situazione. Con il mio correttore NARS, questo è il Radiant Creamy Concealer nella tonalità Caffè con Lecce, vado a cancellare le zone d'ombra e dove ho qualche imperfezione, tipo questo coso qua. Che non so come si è permesso, chi gli ha dato il permesso. E sempre con la mia BB Beauty Blender vado a sfumare il correttore. Ovviamente quando, non so, indossate dei prodotti dalla mattina, come nel mio caso, anche se, insomma, indossavo veramente un make-up, no, minimo di più, però la scelta migliore sarebbe sempre quella di lavare il viso, togliere tutto e ripartire da capo. Io in questo caso non ho il tempo, quindi mi sono truccata sopra, però sappiate che, si può fare quando uno è di fretta, però sarebbe sempre meglio partire da capo. Come bronzer utilizzo il bronzer di L'Oréal. Questo è l'Infaillible 24 ore Fresh Wear Matte Bronzer. Io ho la tonalità numero 350 medium. Questo è un bronzer favoloso che a me piace tantissimo. Prendo questo pennello di Zoeva che è il numero 126 Luxe Cheeks. Mi piace molto per le polveri del viso, soprattutto se avete un viso piccolo come il mio. Questo bronzer è ottimo, ha un unico grande difetto che è la polverosità, perché appena lo toccate con il pennello, vedete, c'è un sacco di kickback. Devo dire però che la formula è favolosa, nel senso che è un bronzer setosissimo, sottile, pigmentato ma che si sfuma molto bene, con una bellissima gamma colori, anche per tonalità chiare o scure, quindi non soltanto per la fetta di spettro di tonalità medie, e a me piace moltissimo. L'unico difetto appunto è questa polverosità, però devo dire che sono sempre state negative le mie esperienze con i bronzer low cost, soprattutto per sia per le formule ma anche e soprattutto per le colorazioni, che onestamente tutto questo spolvero io glielo perdono senza problemi. Sempre con lo stesso pennello, perché funziona benissimo sia con le polveri che con le creme, prendo il blush Glow Play Blush di MAC nella tonalità Blush Please, che è un nude malva che a me piace da matti, è uno dei miei blush preferiti. In generale i Glow Play sono tra le mie formule di blush preferite della vita, sono stupendi e la gamma colori anche è fantastica. E questo qui, Blush Please, è il mio colore preferito. Vedete già nello schermo uno spoiler della palette che voglio utilizzare con voi, perché questa palette di Too Faced è stupenda, stupenda con due P. La amo alla follia, quindi voglio utilizzarla di nuovo assieme a voi. Boh, questo è quanto. Per quanto riguarda le sopracciglia, non ho voglia di far tanto casino. Metto soltanto un po' di Maybelline Tattoo Brow Lift Stick nella tonalità Black Brown 05. Questa è una cera colorata, esiste anche trasparente, ma io ce l'ho colorata, che si usa direttamente così dallo stick per riempire le sopracciglia, ma allo stesso tempo, avendo questa formula cerosa,
Volendo, potete anche usarla per fissarle le sopracciglia. Voilà, giusto un po' di definizione in più. La Too Faced Born This Way Sunset Stripped è la palette che utilizziamo oggi. Bella, 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 come vi dicevo, la adoro. L'adoro. Prendo il pennello 228 di Zoeva, che è un pennello da sfumatura, per prendere il colore più chiaro tra i due sui toni del caffè latte. Cioè questo che è un avorio, che su una carnagione come la mia è da usare su tutta la palpebra come base. E gli altri due, che sono secondo me due perfetti, perfettissimi ombretti di transizione, e applico un po' di ombretto qui nella piega per dare un po' di definizione. Se vi sembra, vi dicevo prima che indosso un pochettino di mascara, ma veramente poco. Se mi tocco le ciglia, non ho neanche la sensazione di avere mascara, ma mi sembra di avere le ciglia nude. Ma se le vedete così, è il lash lift che mi sono fatta qualche settimana fa con quel kit favoloso di Amazon, che vi metto sotto nell'info box, in fondo, tra i prodotti che indosso, tra virgolette. Che bello questo ombretto, mi piace moltissimo. Io volevo non usare il solito bronzo che uso sempre, vedete, gli ho fatto un buco. Vorrei usare questo, che si chiama Bonfire Babes, ed è un marrone sempre shimmer, molto bello. Decisamente più scuro del bronzo, però io vorrei utilizzare quello. Provo con un pennello piatto, tipo il 234 di Zoeva, a prendere il colore. Vediamo un po' come si comporta. Mi avvicino un po'. Avrei dovuto usare la colla da glitter, che scema. Quando hai fretta, guarda, fai sempre le peggio menate, perché pensi di saltare i passaggi, di fare più in fretta, invece fai un macello. Ti converrebbe veramente metterti zen, fare le solite cose. Ci metti 2 minuti in più, ma le fai almeno fatte bene. Invece devi fare in fretta, fai le menate come faccio io, e poi perdi il doppio del tempo a cercare di risolverle. Colore bellissimo, ma proprio bellissimo. Spero che riusciate a vederlo. Stupendo. Ma alla fine è un bronzo pure lui. È molto meno scuro di quanto non sembri qui, perché vedete, ha un sacco di riflessi dorati bellissimi. Allora, intanto l'abbiamo tamponato con un pennello da sfumatura, ma più piccolino, tipo questo, che è il 231. Vado a sfumare i bordi di questo marrone shimmer che abbiamo appena applicato, perché ovviamente avendolo tamponato solo non è che fosse proprio un lavoro di precisione. Allora, lui è bellissimo, il fondotinta mi segna. Probabilmente io dal 2017 ad adesso sono invecchiata, senza probabilmente, sono invecchiata probabilmente al punto tale da non riuscire più a reggere fondotinta come questo, perché lo vedo un po' too much per me. Sempre con l'ombretto piatto, che è sporco di ombretto shimmer, ma va bene. Prendo Sun Chaser, che è quest'altro colore da sfumatura un po' più scuro. Mi piace un casino, ma non l'avevo mai utilizzato. Già sapete che ci ho messo tipo un anno a usare sta palette per la prima volta. Bene, bellissimo. Ho fatto solo un paio di pasticci con il fallout, quindi prendo un pennello tipo questo qua, qualcosa di pulito per mandar via tutti. Non mi sono neanche sporcata. Allora, il fondotinta mi segna, un po' il poro qua lo sento un po' asciutto, un po' pesantino, mi segna un po', mi crea delle zone un po' aride. Ho la pelle troppo secca adesso, nel 2017 non era così secca, quindi mi stava, cioè era un fondotinta che usavo molto volentieri, adesso mi sa che è un po' too much, almeno per l'inverno quando fa freddo, magari quando diventerà un po' più caldo riuscirò a usarlo
senza problemi perché la pelle sarà meno secca. Eyes to Kill classico mascara Length and Volume. Questo è il mascara iconico di Giorgio Armani, che non ho mai provato prima, è nuovo, lo sto togliendo dalla scatola con voi. Il packaging è quello iconico di Armani. Vediamo lo scovolino, non so niente di questo mascara. Ah, setole, poi basta con questi mascara con lo scovolino di silicone che non fanno niente. Bene, contenta, sono un bello cicciotto, non troppo, bello fitto, ottimo, molto bene. Andiamo, vediamo un po' com'è. Mi sono sporcata, sì? No. Buon profumo. Mi ricorda qualche altro mascara che ho già provato nella mia vita, ma non so quale. Ragazzi, la vita dopo il lash lift è... cioè, tu ti fai il lash lift e poi la tua vita è... cioè, è in discesa. È tutto più semplice, è tutto più veloce. Cioè, la vita migliora proprio qualitativamente. Ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e dici, ma non è che sono proprio poi così... da buttare via, perché ti vedi già un po' più sveglia, pronta, con le ciglia verso l'alto. È veramente una cosa che ti svolta la vita, ma lo dico seriamente, eh? Poi vediamo come tiene, se si tatua, se si sgretola, se sbava, perché quello è importantissimo. Non è importante tanto l'effetto che ti fa appena messo un mascara, però devo dire che come punto di partenza mi piace. Non lo metto sulle ciglia inferiori perché non lo conosco e potenzialmente rischiamo il disastro. Però mettiamo l'Extended Blay Giga Black Lash di MAC, che è un mascara con lo scovolino di precisione ad altissima tenuta. Non è water, però potrebbe... cioè, nella tenuta lo ricorda molto. Voilà, giusto per dare un po' di definizione sotto. Sulle labbra uso una matita di Natasha Denona, che io non so se la memoria mi inganna o meno, ma credo di aver già utilizzato con voi. Però non mi era tanto piaciuta. Allora, I Need a Nude Lip Crayon Long Lasting Easy Glide Lip Pencil, ovviamente Natasha Denona, tonalità NP1 Natasha, quindi Natasha. Non mi era tanto piaciuta, però le diamo una seconda possibilità. Vediamo un po'. Il colore è molto simile a Pillow Talk, perché è un nude rosato. Però se tu vedi gli swatch e anche il culetto qui dove c'è questa riga, sembra un color... un pesca, sembra un nude più caldo, non sembra un rosa. Invece non so se notate, ma è proprio un rosa freddo. Non è rosa freddo Barbie, però è un rosa freddo. Non mi aveva fatto impazzire perché non l'avevo trovata, al di là della corrispondenza col colore, non l'avevo trovata tutto sto gran carnevale di Rio, cioè a livello di tenuta, ok. È una di quelle matite che a vederle, toccarle, sentirle, usarle, sembra molto... quelle di Charlotte, quelle di Pat, quindi cremose, un po' cerosine ma non troppo, finish matte, si settano e dovrebbero durare tanto. In realtà non ho trovato questa performance eccezionale. Come rossetto uso Velvet Teddy, che ho riscoperto da qualche mese e ho rinato l'amore. Velvet Teddy di MAC, ovviamente. È un rossetto che fa sempre la sua porca figura, secondo me. Dalle labbra, se io lo uso con una matita labbra, mi dà, cosa che faccio sempre, mi dà, non so, la sensazione di labbra piene. Mi piace molto, mi piace tantissimo. È sempre un... i matte di MAC sono sempre rossetti che a me piacciono molto come finish, come livello di pigmentazione, come tenuta e tutto quanto. A me piacciono sempre tanto. Ho sempre usato solo i matte di MAC perché gli altri finish non sono nelle mie corde. E il colore Velvet Teddy secondo me è stupendo, perché questo nude un po' rosa, un po' beige, una punta di pesca, non è... è un bilanciamento veramente perfetto. E trovo che si complementi con questi colori a meraviglia.
Bello, bello, mi piace un sacco. E io alla fine della fiera sono pronta. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Mi tolgo la pinza e vado a vestirmi. Ragazzi, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia. Non è sicuramente il video migliore della storia. Infatti, un po', forse, non so, un po' mi imbarazzo a pubblicarlo, ma veramente la settimana scorsa sono stata KO per l'influenza. Questa settimana che ho iniziato con l'influenza e finita con il trasloco in ufficio è stato un vero incubo perché avevo praticamente 10 giorni di lavoro arretrato più il trasloco da fare. È stato veramente un macello ed è un miracolo che io sia riuscito a filmare un video che vedrete domenica. Cioè quello che state vedendo oggi è un miracolo, quindi spero che apprezzerete lo sforzo. Da settimana prossima torniamo in carreggiata, 100% pronti, operativi, con nuove idee, contenuti più mirati e ecco, quindi portate pazienza. Se il video vi è piaciuto, lo stesso, lasciate qua sotto un bel pollicione e mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!